amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta, e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, ecco, questa è una novità, proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Parola di Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Fai ritornare l'uomo in polvere, quando dici, ritornate figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. La verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti
e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore. Nel Vangelo di oggi abbiamo a che fare con un certo personaggio, Erode Antipa. Chi era questo? Era il figlio di Erode il Grande, quello che ha fatto la strage degli innocenti. Antipa era quello che ha assassinato Giovanni il Battista a causa di Erodiade, la moglie del suo fratello Erode Filippo. Antipa era anche tetrarca in una delle quattro regioni della Siria, Galilea e Perrea. Allora, questo nostro personaggio si è incuriosito riguardo alla figura di Gesù. Dice il Vangelo che lui sentì parlare di tutti questi avvenimenti. Il suo interesse o ricerca è anche un segno di curiosità. Penso che questo sta dentro ogni persona: la curiosità di vedere, di sapere e di conoscere. Ripeto, Erode ne sentì parlare. Da qui la domanda: può una fede crescere sul sentito dire? Oppure si deve fare un percorso di ricerca personale, cioè fare un cammino di fede per arrivare a conoscere Dio? O mi risommo soltanto vedere le cose ed è fatta? Dici che si può conoscere Gesù senza vederlo? Rispondo con le sue parole: beati quelli che credono senza aver visto. La ricerca può essere stimolata da tante cose. Importante che ci sia il desiderio e che ognuno provi di cercare, anche per curiosità. Il soggetto è sempre e rimane il Vangelo di oggi, per intenderci. Un altro elemento dell'atteggiamento di Erode era quello che non sapeva che cosa pensare, perché sentiva su Gesù diverse idee, notizie, che Elia, Giovanni Battista, che un profeta è risorto. Erode era confuso perché la gente si sentiva confusa, era confusa. Ma c'è un particolare: Antipa conosceva solo il Battista, non conosceva gli altri profeti. Quando dice Giovanni l'ho fatto decapitare io, solo di Battista parla perché lo conosceva dalla testimonianza. Infatti, se vi ricordate, Erode non voleva ammazzare Battista perché piaceva a lui come parlava. Chissà, forse per questo voleva vedere Gesù, per conoscere anche la sua testimonianza. Da qui scaturisce un'altra domanda: la gente di oggi sa chi è veramente Gesù oppure sperimenta pure essa confusione? Concludo partendo dalle parole di Gesù rivolte ai suoi: chi dice la gente che io sia? E se questa domanda è indirizzata a noi? Noi rispondiamo con fede: Signore, noi non ti abbiamo visto, ma ti abbiamo conosciuto. Amen.
Fratelli e sorelle, con il battesimo siamo stati liberati per sempre dalle catene dell'assurdo e della morte e abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio che ci dà la vera sapienza per domandare ciò che a Lui è gradito. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per i fedeli laici, perché siano sempre più capaci di mantenere viva nel mondo la sfida del Vangelo di fronte a ogni sopruso e ambiguità del potere politico, militare ed economico, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per chi è smarrito e incapace di governare e orientare la propria vita, perché si lasci toccare e cambiare profondamente dalla luce del Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per chi si sente prigioniero del rimorso e del rammarico, perché non disperi mai della misericordia di Dio e si apra alla speranza della conversione, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i giovani della nostra comunità, perché nella loro ricerca possano incontrare il Cristo come amico e Salvatore, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, che ti fai trovare da chi ti cerca con cuore sincero, alimenta in noi il desiderio del tuo volto e dirigi verso di te i nostri passi per godere della luce senza tramonto. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Santo, Santo, Santo.
veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione,